Allora, raga, parliamone adesso qui nel video del giorno dopo, ragazzi. Benvenuti nel video del giorno dopo, signori. Prima di iniziare con questo video, però, ci tengo a sottolineare di lasciare un bel mi piace a questo video e di iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto. Mi raccomando. Per voi non costa nulla, per me invece vale tantissimo. Mi raccomando, signori, massimo supporto. Non Massimo Cellino, ma massimo supporto, che è un'altra cosa. Detto questo, partiamo subito, ragazzi. Partiamo subito, dopo 40 secondi di intro, con il dire che non sono stato soddisfatto, come penso tanti di noi. In fase offensiva lo sapevamo che potevamo faticare. Ma in fase difensiva, ragazzi, cioè, abbiamo visto che se manca Adorni manca mezza difesa, perché onestamente, ragazzi, c'è davvero difesa. Forse non l'ho detto ieri nel post partita, lo dico adesso. Difesa, ragazzi, veramente, veramente, veramente da rivedere. Cioè, se metti uno tra Papetti e Mangraviti, veramente è la difesa barcolla e tutti gli altri si avvalorano. Cioè, oddio, c'è veramente tutti gli altri insieme a loro, perché letteralmente, ragazzi, mamma mia. Comunque, a parte questo, ragazzi, cioè, sì, ripeto, ribadisco, arrivare i playoff non sono un fallimento, ma soltanto un peccato. Anche se non ci arriviamo, ragazzi, comunque io ringrazierò sempre Varan. E ringrazierò sempre questa squadra per quello che ha fatto quest'anno, perché abbiamo fatto veramente una grande stagione. Comunque vada, a prescindere dai playoff, a prescindere da come vada questa stagione, comunque io sono comunque soddisfatto, ragazzi. Poi è ovvio che nelle singole partite, in un post partita, dopo comunque che hai fatto una partita, non è una partitaccia, ragazzi, perché sostanzialmente hai fatto una partitaccia ieri. E non è la prima partitaccia che fai. Ma nonostante tutto, ragazzi, comunque vada a finire questa stagione, io sarò il primo a ringraziare Maran e a ringraziare tutti i giocatori. Però, boh, cioè, spero che domenica sia un'altra partita, ragazzi. Adesso abbiamo le ultime due di campionato contro Lecco in casa domenica. E poi, se non sbaglio, l'altro è venerdì. Non mi vorrei sbagliare, ma sì, dovrebbe essere venerdì. Quindi, sì, venerdì 10, mi sembra di essere venerdì. Comunque, poi l'ultimo contro il Bari a Bari. E ragazzi, con l'Ecco che vabbè, non si gioca nulla. L'Ecco che non si gioca nulla. Domenica, l'Ecco non si gioca nulla, ma ovviamente non è una gara da sottovalutare. Anzi. Proprio perché non ha pressioni, giocheranno col coltello tra i denti. E poi, ragazzi, comunque c'è un Bari che invece anche loro si giocheranno tutto. Si giocheranno tutto per tutto per salvarsi. Quindi, non lo so, la preoccupazione sta salendo sempre di più per quanto riguarda i playoff. Io non sono uno di quelli che dice è meglio non farli per non fare figure di merda. No, ragazzi, io voglio farli per dimostrare. Cioè, ragazzi, i playoff sono sempre stati imprevedibili. Sono sempre stati imprevedibili. Può succedere da qualunque. Quindi è inutile dire se, anche se, è inutile dire se non ci andiamo. Cioè, è meglio non andarci perché facciamo solo figure barbine, per non dire altro. Però, cioè, è inutile dire questo, ragazzi. È inutile. Cioè, nel senso, alla fine no, e come vi ho detto sempre, i playoff sono un percorso, è per un percorso di crescita sotto ogni punto di vista della squadra. E quindi è fondamentale, comunque, anche se li perdiamo subito, anche se, cioè, comunque è una crescita a livello morale, a livello psicologico, a livello comunque proprio del morale della squadra, che c'è. Cioè, per risollevare comunque il morale di una squadra, di una piazza che solo l'anno scorso, ragazzi, veramente era a pezzi. Quindi vediamolo sotto questo punto di vista, vediamolo come un punto di crescita, come un percorso di crescita e non come un punto negativo, ragazzi. Se vediamo i playoff come un punto negativo, qualche problema, ragazzi, c'è. È qualcosa. Cioè, nel senso,
Quando magari vedo, leggo, sento certe persone, ragazzi, che mi dicono: è meglio che non andiamo ai playoff per non fare figuracce. Ragazzi, ma dove vivete? Cioè, non arrivate. Ma ti fate Brescia o no? Ma ti fate Brescia o no? Io non lo so, ragazzi. C'è certa gente veramente che io non capisco, non concepisco. Non so se veramente se siete tifoso o no, ma ci credete pure, cioè, veramente non mi capacito di certa gente che dice certe cose, ragazzi. Cioè, vedo, leggo, ragazzi, cioè, come ho detto prima, non voglio ripetere, cioè, vabbè, non lo dico adesso perché non voglio ripetere sempre le stesse cose, anche in altri video, soprattutto in pre-partita, ho detto sempre playoff, percorso di crescita, eccetera. Questi punti, questo è un punto che ho trattato nei vari pre-partite, anche in vari giorni dopo, che trovate comunque sempre sul canale, ci sono anche le playlist. Ma raga, davvero bisogna adesso comunque, sì, adesso comunque raga, è un momento difficile. Veniamo da quattro risultati sicuramente molto discutibili, a parte forse quello di Venezia, ma per il resto comunque poca roba, poca roba, ma anche lì, ragazzi, a Venezia poca roba, però comunque è già più accettabile. Beh, vedendo ovviamente il livello che era il Venezia nelle ultime tre, invece, ragazzi, male, 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 ragazzi, male, male. Poi è vero che ci manca la punta, ci manca, abbiamo due punte fuori, Mancini e Borrelli. Io lì, ragazzi, va bene, ci sta, come giustificazione ci potrebbe anche stare. Io gli ero detto che non è una giustificazione, però effettivamente come giustificazione ci può anche stare, perché lì davanti abbiamo praticamente solo Bianchi come punta. Quindi effettivamente ci può anche stare come giustificazione, non è nemmeno cambi dalla panchina. Quindi ci può anche stare, e soprattutto, ragazzi, Mancini e Borrelli su tutti, ti davano una spinta allucinante lì davanti, e si vedeva anche quando si è infortunato, si vede la spinta che da Borrelli, la fisicità, eccetera, anche la finalizzazione che, beh, ieri non è mancata con Bisoli. Però con Bisoli, vabbè, Papetti, che poi è andato il gol a lui, dato questo spostano tutto, vabbè. E niente, raga, io il video lo chiudo qua, il video lo chiudo qua, ci vediamo, quindi, salvo imprevisti, con il video pre-partita sabato, video pre-partita di Brescia, Lecco. Noi ci vediamo con il prossimo video, se mi piace, ma sono supporto, e arrivederci, forza Brescia sempre, dai!